Nel nostro viaggio alla scoperta dell'almeno sconosciuta, abbiamo deciso di dedicare 3 spazi a personaggi illustri del nostro paese che hanno dato valore e visibilità nella loro vita a vari aspetti della cultura. La prima persona del nostro paese di cui vogliamo raccontare la vita è il cavalier Mario Locatelli, per oltre 50 anni direttore e maestro del nostro corpo musicale, e siamo qui con Andrea che ci leggerà una biografia. E poi intervisteremo il maestro Mario Locatelli con una intervista dannata che ripercorrerà la sua storia e lo sentiremo parlare nella viva voce di Andrea. Andiamo avanti con la biografia del cavalier Mario Locatelli. Maestro Cavaliere Mario Locatelli nasce ad Almeno San Salvatore il 26 novembre del 1911. Inizia già da giovanissimo la sua attività lavorativa. Nel 1932 è chiamato alle armi e dopo il congedo nel 1936 gli viene proposta la direzione della banda almennese, cui faceva parte già nel 1927 come suonatore di flicorno e avendo già padronanza con strumenti a plettro. In quell'anno viene chiamato alle armi come sergente maggiore, ma venne congedato nel 1943 per famiglia numerosa. Dopo la fine della guerra, la banda riprende la sua attività e con essa il maestro Locatelli, che per 2 anni andò a lezioni dall'illustre maestro Giudici, maestro che lo aveva preceduto nella sua direzione della banda almenese. Durante gli studi migliorò la capacità di insegnante, creò composizioni, arrangiamenti di pezzi d'opera e musica leggera, adattandole alla sua banda. Negli anni 60 alla banda venne conferito il diploma d'onore al convegno regionale dei complessi della Lombardia. In seguito venne costruito la sede attuale della banda sul terreno donato dal maestro. Nel 78 avvenne l'inaugurazione della nuova sede scuola con la consegna dell'attestato di benemerenza con la medaglia d'oro al cavaliere Mario Locatelli. Numerosi concerti tenuti in Austria, Roma, Livorno, eccetera. Nell'82 il privilegio al corpo musicale di Almenno di ripristinare la tradizione dei concerti bandistici sul baluardo di San Michele in Città Alta, insignito all'onorificenza del cavaliere all'ordine al merito dalla Repubblica nel 71. Anno di pensionamento, dedicò il resto della sua vita con passione alla formazione di giovani musicanti, deceduto nel 2004 e tuttora ricordato per il suo operoso servizio alla comunità. Cavalier Mario Locatelli, vorrei che mi raccontasse per piacere come è iniziata la sua attività musicale, quando si è avvicinato alla musica e quali sono stati i suoi maestri. Ho incominciato da giovane, però all'inizio non suonavo nella banda. A 9 anni mi divertivo a suonare la chitarra o il mandolino con alcuni amici che venivano in casa. La musica era quella che era. Pochi suonatori seguivano lo spartito, la maggior parte suonava orecchio. Ho continuato con questi strumenti fino a 16 anni. Poi mi hanno chiesto di entrare nella banda. Che tipo di musica suonavano quei piccoli gruppi di strumentini a corda di cui lei faceva parte? Soprattutto marce, poi c'era anche qualche pezzettino d'opera, studiato lentamente, con molta fatica. Ero forse l'unico del gruppo a conoscere un po' di più di musica. Ma fino a quei tempi non ero andato a scuola, e neppure, sono un autodidatta. Da quanti suonatori era composto questo vostro complessino? Eravamo in 7 o 8, ogni tanto ci trovavamo al sabato o alla domenica per andare a suonare nelle osterie, oppure a fare le serenate alle ragazze sotto le finestre, oppure giravamo nei paesi vicini, Roncola, Strozza, e poi ce n'erano diversi altri. C'erano anche suonatori molto più vecchi di me. Chi le ha chiesto di entrare nella banda? Amici che già ne facevano parte. In quel periodo non ero molto entusiasta di entrare nella banda. Mi piaceva più l'orchestra, poi invece mi sono affezionato alla banda. Ho iniziato a suonare il secondo flicorno, soprano, e dopo una decina d'anni, quando sono ritornato dalla guerra d'Etiopia. Mi hanno chiesto se volevo fare il maestro. I maestri nei nostri paesi allora erano quasi autodidatti. Da chi ha imparato a suonare il flicorno soprano? Don Amico, allora si usava così. Il bandista che mi ha sempre fatto imparare mi ha dato in mano lo strumento e ha detto: prova a suonare. Poi mi ha scritto le prime posizioni dal flicorno, dal do basso al do nel rigo, su una scatola di Cerini. Quando ha iniziato lei, che formazione aveva la banda? C'erano i soliti claristi, bombardini, bassi, casse. Poi c'erano anche tamburi e piatti, con poco più di 30 strumentisti. Nella nostra banda non c'erano ancora i saxofoni. E quando sono arrivati questi strumenti americani?
sono arrivati più tardi, verso il 1937-1938. Il primo è stato un sax soprano, poi quel suonato ha imparato il flauto. Ma dopo qualche anno l'abbiamo perso perché se n'è andato in Francia. Quali ricordi ha del suo maestro, il maestro Giudici? Era in gamba, specialmente a scrivere era velocissimo. Portava delle partiture scritte a mano da lui, ne ho ancora qualcuna. Le trascriveva appositamente per la nostra banda, perché non riuscivamo a eseguire le partiture così, come erano stampate. I bandisti conoscevano un po' di musica, ma ci voleva tempo per far imparare un brano. 3 o 4 suonatori leggevano le parti abbastanza bene, e così ci aiutavano anche gli altri. Se mancava qualcuno di loro, era un disastro. Ci sono ancora parti dove il maestro scriveva sotto le note il numero delle chiavi. Quando capitava, per esempio, un do diesis, bisognava dire di usare 3 chiavi, e lei scriveva sotto la nota 1, 2, 3. Giudici era anche un maestro di mandolinistica, che si chiamava Studiantina Bergamasca. Ha composto diversa musica bandistica. Ricordo che diceva di avere scritto un pezzo per banda e che era stato premiato alla Biennale di Venezia. Era un piccolo arrangiatore sveltissimo. Da una settimana all'altra veniva con un piccolo pezzo nuovo per sceglierne uno adatto da studiare durante l'anno. A quei tempi in un anno si riusciva a imparare solo un breve pezzo d'opera o 1 o 2 marce. Con questo maestro Giudici ha studiato anche teoria musicale. Sì, un po' di composizione, armonia, strumentazione, che allora conoscevo relativamente. Ho dovuto arrangiarmi per poter conoscere un po' tutti gli strumenti. Per insegnare agli altri dovevo prima sapere cosa fare, per suonare una certa nota. Avendo una banda davanti, bisognava sapere qualche cosa. Imparare almeno a leggere le partiture, sapere dove uno poteva arrivare a suonare. Già allora ho cominciato a trascrivere qualche marcetta, come avevo visto fare il maestro Giudici. C'era anche in questa zona l'usanza dei bandini? Sì, noi le chiamavamo fanfare. Capitava ogni tanto di andare a suonare con la banda al mattino e di ritornare la sera tardi, di solito a piedi oppure coi carretti e più tardi coi camion. Giravamo tanto a suonare in Vallimagna. Alla sera, finito il nostro servizio, si mangiava sul posto, ci davano qualche liretta, ma il più delle volte dovevamo aggiungerne di tasca nostra. Così succedeva che 7 o 8 musicanti formavano la fanfara e, invece di tornare a casa, restavano lì a suonare. Qualche volta arrivavamo a casa il giorno dopo. Nello stile non suonavamo la musica della banda, ma cose che sapevamo a memoria. Ballabili, pezzi leggeri, magari un po' stonati. C'erano anche un po' di privati che ci invitavano a casa per sentirli suonare e ci offrivano anche da mangiare. Le fanfare si esibivano anche in altre occasioni. A Natale, un po' di anni fa, si formavano 2 o 3 fanfare per andare a suonare la pia. Raccoglievate anche dei soldi? No, no, a quei tempi bastava bere. Qualcuno dava anche da mangiare un panino, una fetta di salame. Oggi a fare la pastorale va un solo gruppo di 15 o 20 suonatori. Poi come si è evoluta la banda? Ho cominciato a dare lezioni ai ragazzi che entravano. Quelli erano già preparati più dei vecchi musicanti. Ai vecchi bisognava addirittura canticchiare un po' per la parte, far sentire il motivo, altrimenti non lo suonavano subito. Invece i nuovi allievi, prima di entrare nella banda, dovevano essere in grado di suonare a prima vista. Qualche marcetta facile. Così la banda ha cominciato piano piano a migliorare. Nel dopoguerra il numero dei suonatori è aumentato fino a 45. In un certo periodo siamo arrivati anche a 60. Oggi come oggi, qual è il vostro organico? Siamo 56, flauto, ottavino, clarinetto, piccoli mi bemolle, 18 clarinetti soprani, clarone, sax soprano, sax contralto, 2 sax tenori, sax baritono, per avere il quartetto completo dei saxofoni bisognava arrivare al 52-53, 2 piston, 2 flicorni soprani, 2 flicorni contratti, flicorno tenore, 3 flicorni baritoni, 5 cornette, 4 tromboni e 2 corni d'armonia, 3 bassi, fa, mi bemolle e si bemolle, 2 rulli, gran cassa, piatti e timpani. Avendo in organico i flicorni, suonate ancora le fantasie d'opera? Sì, ma adesso le esibiamo molto meno. Prima in ogni concerto c'erano almeno 2 pezzi d'opera piuttosto lunghi. Da qualche anno abbiamo incluso nei programmi anche un po' di musica leggera americana, ma siamo ancora una banda piuttosto tradizionale. Nella maggior parte dei casi queste partiture moderne sono delle semplici guide. Io preferisco avere davanti la partitura intera. Quale genere di musica lei pensa richiede il pubblico? Se gli ascoltatori sono anziani sentono ancora volentieri la Traviata, i pezzi d'opera dove c'è sempre un motivo musicale che tutti conoscono. I giovani invece desiderano le cose moderne. Noi per accontentare gli uni e gli altri suoniamo un po' di tutto. Anche qualche canzoniere, come i vari canzonieri napoletani o il canzoniere internazionale di Parente. In paese, la banda è seguita? Pochissimo. Di solito facciamo i concerti in piazza per la festa della Madonna in agosto. 3 anni fa, l'ultima volta che abbiamo fatto, ci saranno state 30 persone a seguire. Se invece usciamo nel paese vicino, metà almeno ci segue. Già da una ventina
anni andiamo a suonare a Brivio e con noi vengono molti ammennesi. Forse in paese ci sentono troppo sovente per le feste e le processioni. Quali sono le occasioni in cui una banda suona? Suoniamo per tutte le feste dei santi e dei patroni dei vari paesi. Il 1° maggio è per le comunioni, poi per la chiusura del mese di maggio al santuario e per le varie processioni. Ogni tanto facciamo con una quarantina di servizi e 6 o 7 concerti. Quando suoniamo per le prime comunioni accompagniamo i bambini in chiesa, in corteo, e poi li aspettiamo all'uscita. Tutta la gente si ferma sul sagrato per sentire un po' di musica e noi che suoniamo 2 o 3 marcette. In agosto siamo invitati a Bergamo per la festa dell'apparizione, al santuario in Borgo Santa Caterina, con obbligo di suonare esclusivamente pezzi d'opera e brani classici, per esempio il Largo di Handel. In quelle occasioni facciamo un concerto e prestiamo servizio anche alla processione. Ci andiamo da diversi anni. Durante la processione, la gente canta i pezzi che suonate voi? Qualche cosa canta anche la gente, per esempio Mira il tuo popolo, Cola Cantorum. Abbiamo in repertorio diversi inni che possiamo fare insieme al coro. Una festa da noi molto sentita è la Madonna Candelora, il 2 febbraio. In quell'occasione però la banda non suona. Penso che dipenda dal fatto che non si può neanche fare la processione, perché ci sono tantissime bancarelle che impediscono di muoversi. La piazza è talmente piena che quest'anno non hanno dato il permesso di venire a 60 di ambulanti. Arriva la gente da tutta la valle, come per la festa di San Mauro in Bruntino, sono sagre paesane, che hanno una tradizione antica. Ai concerti la gente che vi segue sta seduto o in piedi? Di solito in piedi, quando avevamo il vecchio palco suonava in piedi. Invece da quando abbiamo acquistato il palco nuovo suoniamo anche sempre seduti. Quando non c'era il palco, vi disponevate anche in circolo? Sì, questo prima della guerra, si suonava in cerchio naturalmente, però cose leggere. E bisognava prendere dei bambini che tenessero in mano le parti. I bambini non stavano molto attenti e magari si voltavano proprio nel momento in cui un bandista aveva 4 note da suonare da solo. Quante me ne hanno fatte vedere. Di solito suoniamo in piazza. La banda è musica da piazza. Poi se si ritrova in un teatro, tanto meglio. Lei ha scritto diverse composizioni per banda. Mi parli un po' di questi pezzi? Un brano ad esempio si chiama Donna, l'ho scritto interpretando una poesia premiata al concorso indetto dal settimanale La Nostra Domenica. Quando hai iniziato a comporre? La prima marcetta che ho fatto si chiamava Dei Primi Passi, poi ho provato a farne un'altra e così sono andato avanti. Come vive finanziariamente la banda di Almenno? Facciamo tutto da soli, a Capodanno passiamo in paese per il giro augurale, per raccogliere qualche cosa. Bisogna permettere che tutti prestano servizio in forma gratuita, maestro compreso. Le lezioni, le istruzioni agli allievi sono completamente gratuite. Economizziamo al 100%, anche se adesso stiamo benino. La gente ci aiuta, mandiamo a tutti ogni anno un biglietto personale di auguri e così raccogliamo offerte molto buone. Quest'anno abbiamo raccolto dalla popolazione oltre 8 milioni su 5.100 abitanti. Nei primi anni man mano si passava per le case suonando. C'erano dietro la banda 2 incaricati che andavano a raccogliere le offerte. Succedeva tante volte che la banda finisse di fare il suo giro, quando i 2 erano ancora a metà strada. Allora adesso possiamo ritirare le buste nei giorni successivi. Avete anche altre fonti di entrate? Questa è la fonte più importante. Poi c'è il contributo del ministero e una piccola cifra che il comune ci dà in un paio d'anni per i servizi in paese. Non chiediamo di essere pagati. Ci pare sia già un ottimo compenso. Quello che la popolazione dall'inizio dell'anno. Qualche cosa poi ricaviamo dei servizi fuori paese. Quest'anno abbiamo 22 milioni in entrata e circa 17 in uscita. Gli strumenti che suonate sono di proprietà dei musicisti? Solo 3 o 4, gli altri invece sono tutti della banda. La banda di Almenno è tra le più antiche della provincia di Bergamo. Cosa ci può dire circa la data di fondazione? Sui nostri atti ufficiali abbiamo indicato il 1845. Ma i primi documenti in nostro possesso che parlano dell'esistenza della banda sono del settembre del 1854. Penso però che la banda esistesse molti anni prima. Una signora che è cresciuta ad Almenno e poi è andata ad abitare in Svizzera mi raccontava che quando era bambina aveva visto tante volte il nonno litigare coi fratelli sulla piazza di Almenno, rompendosi sulla testa gli strumenti della banda. Arrivano a casa ubriachi e poi gridavano: «Tessione è mal, perché te sei mia ferma che ti è sbagliata su una?» Tenga conto che è morta a 85 anni. Una 20 d'anni fa e parlava di suo nonno. Quindi bisognerebbe risalire molto, molto indietro nel tempo. Ringrazio il maestro Mario Locatelli di questa chiacchierata e lo ringrazio specialmente dei brani
che ha composto, perché oltre che direttore di banda, il cavalier Mario Locatelli è stato anche compositore, e nel video si vedono alcune partiture, specialmente di una che ho cantato anch'io varie volte, ed era l'inno a San Salvatore. L'inno a San Salvatore, che potrebbe essere considerato l'inno sacro del nostro paese, veniva cantato durante la festa patronale. È una marcia molto bella. Ringraziamo Andrea per aver collaborato con noi a riscoprire questo personaggio che tanto ha lasciato al nostro paese, e ci diamo appuntamento per il prossimo personaggio.